penultimo appuntamento di questa edizione del torneo continentale, una manifestazione che ha messo in mostra la sua anima competitiva sul rettangolo verde, ma che ha anche saputo dimostrare un caloroso spirito aggregatore. Ne è una prova la gioia con cui i tifosi dei vari paesi partecipanti hanno invaso i bar e le piazze delle 12 città che li hanno ospitati. Sul campo invece la bellezza e la crudeltà degli scontri diretti hanno già decretato le quattro squadre che si giocheranno il tutto per tutto per strappare il biglietto per la finale. La tensione recita sicuramente un ruolo sempre più cruciale tra i giocatori, ma basterà poco perché la testa sia concentrata solo su quel pallone che rotola. Pronti amici, lo spettacolo è servito sui vostri schermi. Di recente costruzione, Wembley non ha certo bisogno di presentazioni, anche grazie alla fama e alla storia ereditata dal suo predecessore. Che brividi! E ora il prossimo! L'ultimo atto prima della finale. Serve una vittoria per continuare a inseguire il sogno e provare a fare la storia. Sì Fabio, sono i momenti decisivi di una competizione che finora è stato uno sport ideale per il calcio. Abbiamo assistito a uno spettacolo fantastico in tutte le nazioni dove si è giocato. Questa edizione speciale, itinerante, non ha fatto perdere l'identità al torneo, anzi, ha comunicato uno splendido senso di unione. Mi auguro che la partita di questa sera sia all'altezza delle aspettative. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Io terrei d'occhio Ross Barkley. Il suo stile di gioco è un'ottima combinazione di potenza e tecnica e le sue quotazioni sono in rapida ascesa tra gli addetti ai lavori. Oggi mi aspetto che ci faccia vedere di cosa è capace. Ha senza dubbio. Kane. Fallo, nessun dubbio. Riceve il passaggio. Barkley, Kane, che parata, cerca un non un intervento di routine. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Cristiano Biraghi. La gioca sulla destra, palla di nuovo verso il centro, pericolo in area. Sterling, occasione per il contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pellegrini. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cercano un'azione veloce. Pallone lungo in verticale. Alessio Romagnoli si è fatto trovare pronto. L'Italia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Cerca lo spunto, sensazionale Pickford. Barella. Ecco un'occasione di contropiede. Kane. Lancia il compagno a profondità. Chilwell sul pallone. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. L'Inghilterra riprende subito il possesso della sfera.
L'Inghilterra sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Alessio Romagnoli, di forza. Pellegrini. Pandele Alli. Walker. Una scivolata abbastanza dura. Costringe l'avversario al fallo. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Lungo passaggio in avanti. Pandele Alli riconquista la palla. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Bonucci è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ed ecco il pallone che arriva a Walker. Ecco il filtrante per Immobile. Lorenzo Insigne riceve in posizione interessata. Calcio di punizione per l'Italia. Una munizione che non sorprende più di tanto. Vedremo cosa salterà fuori da questo calcio di punizione. Insigne. È un grande riflesso qui. Ci mette una pezza. Pronto al tiro. Ha colpito con grande rapidità. Lorenzo Insigne è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Cambia gioco. Ecco che provano dall'altra parte. Jordan Henderson. Pandele Alli. Kane. Alla peggio nello scontro di forza. Trova il compagno in ottima posizione. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Jordan Henderson, la gioca corta, ci mette il fisico e conquista il pallone. L'Inghilterra guadagna un altro corner. Sceglie di battere corto. C'è fallo. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Avanza deciso. Pellegrini. Lorenzo Insigne. Jorginho. Soltanto pochi secondi adesso. Bernardeschi. Cerca il secondo palo. Va di testa. Il portiere si mette del suo per evitare il gol.
si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Immobile! E il portiere ci mette una pezza. Gli lega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Salta! Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. L'Italia poteva sbloccare il risultato di sgoccioli del primo tempo, che si conclude invece a reti inviolate. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si parte per la seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Jordan Henderson. Chilwell. Palla filtrata per Sterling. Se ne va. Quando arriva, può tentare. Parata di Donnarumma. Grande opportunità. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Cristiano Biraghi. Lorenzo Insigne. Jorginho. Bonucci. Florenzi. Scodella in avanti. Pellegrini la mette sulla sinistra. C'è Lorenzo Insigne. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. E toglie la palla dalla zona rossa. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. Alessio Romagnoli. La gioca in profondità. Da lì può segnare. Può concludere. La palla dentro. Ci è voluto un po', ma adesso sono in vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Jordan Henderson schiaccia il piede sull'acceleratore. Opportunità di ripartire. Nello spazio cerca il primo. Sensazionale Pickford. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Lorenzo Insigne è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. E va a colpire di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Palla tra le linee. Bernardeschi. E il tocco è verso il portiere. Jordan Henderson gioca una palla lunga. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi 1-0.
Barella. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Infatti. Decide di sfruttare. Tenta la conclusione. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Jorginho. Cristiano Biraghi. Questa potrebbe essere una delle loro ultime occasioni. Può colpire. Lorenzo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Si libera la grande. L'Italia riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Ecco il filtrante per Immobile. Occhio al tiro. E questo può essere un passo decisivo verso la vittoria. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? È stato bravo a colpire subito, ma la difesa gli ha lasciato troppo spazio. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Niente da fare, non passa. E passa! Calcio di punizione per l'Italia. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. Adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Praticamente già un piede in finale. Sicuri in fase di palleggio. Florenzi. C'è la palla lunga in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ai, stanno correndo. Kane! Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. C'è un giocatore in difficoltà. Sì, mi è sembrata una fitta improvvisa, speriamo non sia niente di grave. A quanto pare prova a restare in campo, vedremo se rende al 100%. E non ci arriva nessuno. Loftus-Cheek la mette in mezzo. Donnarumma interviene comodamente. Bonucci. Palla intercettata. Attenzione al tiro. Gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia.
è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Bonucci. Saranno 4 i minuti di recupero. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non riesce a mantenere il possesso. Bonucci commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Questo è un fallo dettato dalla poca lucidità che si ha a fine partita. La stanchezza, anche la paura di non riuscire a portare a casa il risultato, causano comportamenti di questo tipo. Chilwell sceglie il lancio lungo. Finisce così, non c'è più tempo. Una grandissima partita, una straordinaria vittoria. Una semifinale giocata in maniera semplicemente perfetta. E adesso devono portarsi dietro questo spirito in finale. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Questo è un grande traguardo, Fabio. Arrivare alla finale di una competizione così importante è il sogno di ogni giocatore. Adesso avranno il tempo di preparare questa partita e di affrontarla con lo stesso spirito che li ha guidati in tutto questo torneo. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.